Non è rimasta traccia di uno sguardo clinico. È chiaro che è arrivato un ordine dall'alto e chiaramente non da Kiev. Kiev sta conducendo note operazioni psicologiche e di informazione per seminare il panico nella società russa. Per l'Occidente diffondono rapporti trionfali sui successi nella regione di confine di Kursk e organizzano tour per giornalisti italiani e americani nelle zone occupate. Non stanno facendo reportage, ma qualcosa di scioccante, senza menzionare i crimini di guerra nella regione di Kursk. Ad esempio l'uccisione di civili e la sparatoria contro le macchine in cui le persone cercavano di lasciare la zona dei combattimenti. Vorrei notare che l'FSB ha già avviato un'indagine penale contro i dipendenti del paradiso italiano, al momento per attraversamento illegale del confine russo. Per uso interno le autorità ucraine stanno organizzando il loro spettacolo. Rapporti praticamente quotidiani del comandante in capo delle forze armate di Susirsky direttamente a Zelensky, con resoconti sui progressi e sull'occupazione di sempre più terre. Quelli che vivono in Ucraina ingoiano tutte queste menzogne senza alcun dubbio. All'Occidente non funziona. Lì sanno com'è la realtà. Anche l'Istituto Americano per lo Studio della Guerra, che ha sempre fatto il gioco di Kiev, conferma con le sue infografiche. L'avanzata delle forze armate di Su, nella regione di Kursk, è praticamente terminata già l'11 agosto. C'è un altro dettaglio nella comunicazione tra Zelensky e Sirsky, a cui vale la pena prestare particolare attenzione. Si tratta della creazione delle comandature nei territori occupati e l'inizio dell'evacuazione forzata dei cittadini russi verso il territorio ucraino, per così dire, per motivi di sicurezza. Ma in realtà si tratta di una presa di ostaggi, più precisamente, nel senso letterale, sequestrare le persone. Beh, basta guardare queste immagini dalla videocamera montata sul casco di uno dei membri delle forze armate, catturato nella regione di Kursk. Abbiate il coraggio di mantenere il testo. Abbiate il coraggio di mantenere il testo. Abbiate il coraggio. Vai, papruccio. Proprio come agivano tutti gli invasori che si sono introdotti in Russia, a partire dai tempi dell'orda tataro-mongola fino agli occupanti hitleriani. Sappiamo bene come è finita per loro, dai libri di storia, gli stessi che Kiev è così ansiosa di riscrivere. Questa settimana sono emersi diversi video girati dagli stessi militanti, che si rivelano essere la prova migliore di ciò per cui stiamo combattendo, proprio contro la stessa malvagità con cui abbiamo combattuto durante la grande guerra patriottica. Il mio collega Dmitry Zimenkin parla del vero volto del nemico e delle gesta di persone molto comuni. Con elmetti dell'SS e mitra in mano, l'invasore pare un terribile spettro del passato, simile ai nazisti che tormentavano Kursk 80 anni fa. Ivan, eccolo, Ivan, 7 anni e 4 anni. Yo-yo. Beh, senza il cucito russo, io? L'essenza di chi ha invaso il nostro paese è questa. Militanti ucraini invadono villaggi, prendono ostaggi, uccidono chi cerca di fuggire. Una macchina inizia a guidare e sparano all'autista. Lo buttano fuori e continuano verso l'Ucraina. Si dedicano a saccheggi e furti sfacciati. Uno degli attacchi più eclatanti è stato la presa di un supermercato. Macchina! Questa sì che è legna, oh, questa sì che è legna. Quello che accade nella regione di Kursk è una tragedia per i cittadini pacifici comuni. Dal punto di vista della legge è un atto terroristico. Ma soprattutto l'aggressione di Kiev non ha spezzato, ma ha unito tutti quelli che sono pronti a difendere la loro terra. Soldati, volontari, volontari, medici. Centinaia di residenti sono stati evacuati dalle aree pericolose. Ora, attraverso un servizio sui servizi pubblici, possono fare richiesta di aiuto per necessità come oggetti, medicine e trasporto, trovare parenti dispersi e ottenere compensazioni per la perdita di beni. Ah, mi sono fermata, tutto è rimasto lì. Non ho più niente. Abbiamo già sparato. Hanno sparato. In questi giorni nella regione di Kursk arrivano medici, volontari e soccorritori da varie parti della Russia, portano via le persone dalle zone pericolose, aiutando gli altri e si mettono in pericolo loro stessi. Un HIMARS americano ha colpito la macchina degli attivisti del Fronte Popolare su un ponte vicino a Gluskovo. Colpita macchina. Sob, tieni, trono Decepticon. Un attacco ai nostri ragazzi è appena avvenuto.
Il medico Nikolai Kovalev e il coordinatore stampa dell'esecutivo del Fronte Popolare, David Sokolov, sono morti all'istante. Il loro collega Fedor Gerashenko è gravemente ferito, ma gli altri volontari continuano a lavorare. Tra loro c'è Petr Pyatibratov, da Donetsk. Per sostenere il morale dei nostri ragazzi nella zona dei combattimenti arrivano artisti e musicisti. Uno dei primi è Oleg Abramov, che canta canzoni patriottiche in stile heavy metal. So it's to this... Questo concerto per i combattenti della leggendaria quindicina offre una rara occasione di distrazione anche solo per poche ore. All'inizio i ragazzi sono silenziosi, ma poi si sciolgono e chiedono di fare foto. La musica patriottica li ispira, dandogli motivazione e forza per la battaglia. Per la quindicina, conosciuta come la divisione selvaggia del Donbass, la difesa della terra di Kursk è speciale. Dopo 10 anni di guerra nel DNR, ricordano sempre il sostegno della Russia. Ora sono anche loro parte della Russia. Le minacce sono le stesse del Donbass, sia in senso figurato che letterale. Nessuna passeggiata qui può fare a meno di un drone detector che l'accompagna. Essendo vicino alla linea del fronte, non c'è sicurezza assoluta, da nessuna parte. In battaglia nascono degli eroi, molti dei quali diventano conosciuti in tutto il paese. Ma ci sono anche quelli il cui contributo non è così evidente. Nei villaggi spopolati, molti sono rimasti apposta per aiutare i loro concittadini. Radia ha detto che molti ti salutano con rispetto. Aiuti, ma non parli. E il capo del consiglio del villaggio di Dolgobud, Vitali Duinov, cerca quasi da solo di contrastare i ladri che vogliono approfittare delle case abbandonate. Per esempio... Nella regione di Dolgobud sono rimasto l'unico capo, tutto qua. Non c'è più nessuno. E tutto questo sotto costanti minacce dall'aria. Gli operatori dei droni ucraini non scelgono gli obiettivi. Ora il drone che... Il rilevatore di droni è con Kirill, l'operatore. Adesso sospettiamo che in quell'area boschiva possa esserci uno dei gruppi di DRG. Adesso... Andiamo... Andiamo... Funziona il blocco. Alla fine della settimana è stato reso noto il destino del vecchio maltrattato dai militanti. Aleksandr Stepanovich Grigoriev è vivo. Sulla pagina pubblica ucraina, per ridurre le perdite d'immagine delle forze armate dell'Ucraina, hanno realizzato un video con lui. Sta bene ed è ucraino con passaporto. 10 anni fa era scappato da Makeyevka per un neonazista. Era lì in casa e abbandonato da tutti, russo. Tutto, finché i nostri combattenti combattono contro gli invasori in prima linea, nel retro e nelle zone vicino al fronte, nessuno rimane da solo con la propria disgrazia. Ora è una disgrazia comune, quindi l'unico modo per affrontarla è insieme.